Livio Andronico, il pedagogus dei due Scipioni, chiede ai suoi allievi se hanno letto e capito i versi di Omero letti ieri. Omnes didicistis, avete capito tutto? Avete appreso tutto? Il piccolo Lucio a quanto pare ha incontrato qualche difficoltà nella lettura dei versi di Omero in lingua originale. Le abbiamo lette le storie di Omero, ma nel leggerle, leggendole mentre le leggevamo, abbiamo incontrato multa greca verba difficiliora. Come traduciamo difficiliora? Una forma al comparativo neutro plurale riferito a verba in assenza di un secondo termine di paragone esplicito, quindi reso esplicito da quam più caso del primo termine o ablativo o sottinteso, implicito. Quando il secondo termine di paragone non è espresso né si può sottintendere, come in questo caso, il comparativo intensifica il valore del grado positivo. In questi casi, cioè, il comparativo in italiano va tradotto premettendo all'aggettivo un avverbio molto piuttosto troppo alquanto. Quindi dovremmo tradurre troppo difficili alquanto difficili. Ma leggendo abbiamo trovato molte parole greche troppo difficili, alquanto difficili, piuttosto difficili. Il comparativo è assoluto quando è sciolto, absolutus, libero da vincoli di confronto, quando cioè non istituisce un paragone ma esprime un grado di intensità maggiore del normale. Come distinguere il comparativo assoluto da un comparativo normale? Come riconoscere il comparativo assoluto e tradurlo correttamente? Per far questo occorre verificare due elementi. Innanzitutto, che il comparativo sia usato in assenza di un secondo termine di paragone. Non deve essere espresso. In secondo luogo, che il secondo termine di paragone non sia sottinteso. Consideriamo per esempio questa frase: estate est sol calidior. Com'è il sole d'estate? È piuttosto caldo o più caldo? In questo caso il comparativo calidior non va inteso come assoluto, perché il secondo termine di paragone, benché non sia espresso, è facilmente intuibile. Estate est sol calidior quam hiberno tempore, cioè d'estate il sole è più caldo, sottinteso, che d'inverno. Per finire, un quiz finale. Come tradurreste questa frase? Vespasianus pecunie avidior fuit. Che cos'è avidior? È un comparativo che presuppone un secondo termine di paragone oppure un comparativo assoluto?